Uno. Live, ciao a tutti, bentornati sul canale di Truffle Academy. Come ogni mercoledì alle 20:30 siamo in compagnia di Sergio Mustica, il nostro micologo di fiducia. Ciao Sergio. Ciao Davide, buonasera, buonasera a tutti. Vedo che vi state iniziando a connettere, quindi un po' alla volta arriverete. Io nel frattempo faccio i soliti annunci di rito. Non sono pedante, solo che all'inizio la gente ci mette un pochino di tempo a connettersi. Questi video rimangono registrati, quindi io dico delle cose anche per le persone che arrivano di tanto in tanto sul canale. Non è che ripeto sempre le stesse cose alle stesse persone. E così diamo anche modo ai ritardatari di non perdersi parti importanti. Allora, quindi intanto ciao Davide Toso, ciao Alessandro Russo, prima di partire, quindi ringrazio tutti i Patreon di Truffle for Dummies, che tramite la piattaforma patreon.com sostengono il canale. Se non volete utilizzare la piattaforma solo perché in live ora, qua sotto c'è un simbolino con un dollarino. Se volete fare delle donazioni al canale, sono le benvenute. Cliccate lì, potete lasciare o dei commenti in evidenza oppure degli adesivi. Intanto Dario Caricola, Laura Gironi, Francesco Borrelli, Andrea Peccolo, Francesco Cicarè. Ciao a tutti, bentornati. Se c'è qualcuno che è la prima volta dovesse essere in diretta con noi, faccia un hashtag prima volta, così ci andiamo a conoscere un po' meglio. Ciao Paolo Grifoni. Vi ricordo che potete già lasciare dei like durante la diretta, quindi cliccando sul pollicione, insomma, ve lo ricordo anche più avanti, e soprattutto più del 50% delle persone che sono iscritte al canale, che guardano i video del canale, non sono iscritte. Quindi, se c'è qualcuno che sta guardando e non è ancora iscritto, è gratuito. Clicchi sotto lì a iscriviti e cliccando sulla campanella puoi selezionare anche che tipo di notifiche gradisce ricevere o non ricevere. Emanuele e Orecchia, ciao. Riccardo Galeotti, ciao. Fiore Citanecchia, buonasera, ciao. Allora, stasera continuiamo il nostro ciclo monografico sui vari tipi di tartufo. Su questo siamo un po' in anticipo, parleremo di tartufo bianchetto stasera, quindi di un tartufo che aprirà più avanti. Credo sia l'ultimo, Sergio, che ci manca. Sì, dei principali sì, poi possiamo approfondire con altri tartufi o con altri argomenti che decideremo e che magari anche ci possono suggerire. No, assolutamente non ti lasciamo andare via. Finiti i Va tartufi, bene. finito il micologo, no, c'è un sacco di altri argomenti Sì. da andare a trattare oltre, anche perché poi in un'ora, rispondendo alle domande, immagino non è che si riesca a fare un trattato così approfondito su ogni singolo tipo di tartufo, quindi probabilmente andremo a riprendere delle parti e approfondendole volta in volta. Quindi, Sergio, il tartufo bianchetto, nome Sì, scientifico. allora, intanto buonasera a tutti. Allora, il tartufo bianchetto è un tartufo che a me interessa particolarmente, questo lo dico a titolo informativo, perché è il tartufo che da tartufaio conosco un po' di meno, mi spiego. Io sono un tartufaio appassionato. Però nella mia storia di tartufaio ho sempre prediletto altri tipi di tartufo rispetto al bianchetto, che ci sono sempre andato un po' poco, non per ragioni che non conosco i posti o che il cane non me lo cavava, ma per un fatto proprio mio che in quel periodo dell'anno mi fermavo e non andavo a tartufi. E mi sono ripromesso con questo nuovo cucciolo invece di riprendere gli scarponi e il banchetto e di andarlo a cercare con un pochettino più di insistenza rispetto al passato. Almeno insieme ai non soliti, insieme al nero liscio, è un altro dei miei preferiti. Il bianchetto, a me piace proprio tanto. Ma a me mangiarlo piace molto, sono sincero. Avevo un amico che me ne regalava sempre qualcuno e lo mangiavo come primizia con gusto. Non mi sono mai appassionato più di tanto a questa ricerca, come del resto come ho la passione per gli altri tartufi,
per una serie di ragioni forse storiche in quel periodo non lo so, comunque è una di quelle cose che mi sono rimaste un po' da approfondire a livello insomma di appassionato. A livello micologico l'ho approfondito in più e più volte, in più occasioni, quindi ne possiamo parlare tranquillamente. Se Allora, da Nicola. febbraio, aprile avrai un weekend che vuoi farti una passeggiata col tuo cagnolino, se sarai nostro gradito ospite. Molto, molto volentieri, anche perché, come ti dico, il Piemonte mi piace molto, quindi molto volentieri. Tornando a noi, allora, il tartufo bianchetto, per chi non ci ha seguito nelle scorse dirette, il tartufo bianchetto, come gli altri tartufi che andiamo a cercare, è un fungo ipogeo del genere tuber, e come anche le piante e le altre specie botaniche, viene classificato con nomenclatura binomiale o binomia, e il nome di questa specie è tuber borchi. Vittadini, Carlo Vittadini nel 1831 l'ha descritto. Un altro sinonimo è quello di Tubera albidum pico, perché Vittorio Pico, lo stesso insomma di Tuber magnatum pico, lo ha descritto nel 1788 nei suoi trattati e nelle sue monografie di micologia applicata insomma alle pezzizzales e alle tuberacee. Allora, per chi non ci ha seguito nelle scorse dirette, il tartufo comunque un ascomicete, ipogeo, nasce sottoterra, del genere tuber. Allora, borchi in questo caso non ha un'etimologia latina come per gli altri tartufi, ma semplicemente prende il nome da De Borch, che è stato uno dei primi scienziati che lo ha iniziato ad osservare, anche se non con la perizia e la sistematica con cui è stato fatto da Vittadini e da Pico. I nomi volgari più diffusi in Italia di questo ascomicete sono Bianchetto, Marzuolo, Marzaiuolo, se non erro, in alcune zone d'Italia, ed è anche diffuso e consumato abbondantemente in Francia, è l'altro paese che insieme all'Italia ne ha consumato storicamente di più, e il nome volgare più utilizzato in Francia è Blanche du Piemont, che vuol dire bianco del Piemonte. Adesso, se uno pensa al bianco del Piemonte, secondo me dovrebbe pensare a un altro genere, a un'altra specie di tartufo, però insomma Sono francesi. ci può. Del resto lo chiamano il vile tartufo bianco, un po' di invidia, un po' perché hanno ragione che nel loro modo di vedere le cose è vile, perché da loro non ci fa. È diffuso, questo tartufo è diffuso ampiamente in tutta Europa. Diciamo che il suo areale si estende dalla Sicilia fino al sud della Finlandia, quindi diciamo un areale ben vasto, ed è presente anche abbondantemente in Polonia e in Ungheria. Però in quelle nazioni leggevo un articolo che diceva che il tuber borchi si manifestava nella sua varietà sferosperma, che è più di menor pregio dal punto di vista organolettico, perché ha degli odori molto tenui e un sapore molto tenue. E uno abituato al bianchetto, diciamo al capostipite di specie, quindi al tuber borchi di nessuna varietà, ha quell'aroma classico, pungente, quelle piccantezze che ricordano insomma gli aromi dell'aglio. Quindi immaginarsi un bianchetto che non ha questo aroma è un po' strano. Io quella varietà in Italia non l'ho mai rinvenuta, però insomma la letteratura in quei paesi, quindi parliamo Polonia e Ungheria, è molto presente. Il periodo di maturazione parte dai primi mesi di dicembre e si estende fino alla fine di aprile, in alcuni casi si svaliga anche a maggio, ed è un tartufo insomma che si presta molto per le fasi di transizione dei cani anche al naturale, proprio perché nelle zone di raccolta fruttifica molto copiosamente. Basti pensare che uno dei tartufi che insieme al tuber estivum
è il più ubiquitario rispetto a tutti gli altri. I suoi habitat si estendono, partono dalle pinete dei litorali fino ad arrivare a condividere l'habitat del tartufo bianco, anche se magari predilige zone un po' meno umide. E negli ambienti in cui si raccoglie, con il fatto che questo ascomicete ha una taglia molto, molto minuta, di media, parliamo da pezzatura che va dai 3-5 grammi di media, e trovare un tartufo bianchetto che supera un etto di peso è annoverabile nei ritrovamenti eccezionali. Quindi trovare un bianchetto di 2 etti, 3 etti è una cosa, insomma, che ne possono capitare 3-4 l'anno in tutta Italia, ecco. Adesso non voglio dire numeri che magari non sono reali, però anche basandomi un po' sulla mia esperienza, su quello A ormai che cambiare l'ordine di grandezza, diciamo. esatto, ma diciamo che sopra letto e mezzo andiamo proprio nel dominio che si contano nella dita di una mano, forse due. E quindi, proprio per il fatto che dicevamo anche nelle scorse dirette, che la natura tende o ad autoescludersi o comunque sia a far fruttificare tanti piccoli, come nelle manifestazioni di ascocarpi connati all'interno della stessa buca. In questo caso non si parla di ascocarpi connati, ma il fatto che la taglia è piccola fa sì che il nutrimento nel terreno venga distribuito e se ne trovino di più nei luoghi di crescita. Quindi pezzatura piccola, tartufi numerosi, sicuramente per far fare un'esperienza positiva al cane, è un tartufo indicato. Poi su questo anche Davide ci potrà dare il suo punto di vista. Che dici, Davide? Dico che sì, è vero, cioè, per le esperienze che io so, ci sono pasture, luoghi di raccolta del bianchetto che sono molto vasti e con la possibilità di far bucare tanto il cane, che oltre al fatto poi di recuperare prodotto, comunque tutto si parla di pezzature piccole, però la quantità è assolutamente ingente, la reale, sono d'accordo che è assolutamente esteso. Forse più delle stivum, anche come adattabilità di Allora, territorio. sì, diciamo che sono entrambi molto, molto ubiquitari. E a livello di caratteristiche del terreno, mi sento di affermare che forse il bianchetto si spinge ancora di più in questa sua manifestazione di essere ubiquitario, perché, per dire, predilige dei territori alcalini, dei territori a pH neutro, e alcuni terreni anche a pH subacido, quindi cioè, sforiamo proprio nell'opposto. Non mi sorprenderebbe trovare funghi superiori che nascono in terreni subacidi o vagamente acidi Sì, ma nelle. anche a pensare solamente come riesci a colonizzare le pinete, perché magari ci puoi trovare anche altro, però già la pineta è un elemento lampante, praticamente diventa uno dei suoi habitat preferiti per il bianchetto, dove oggettivamente altri tartufi non fanno fatica anche ad altitudini impegnative, mentre con gli altri alberi, praticamente è più facile che anche, magari non nello stesso posto, però con lo stesso tipo di albero vadano in simbiosi. Più tipi di tartufo. Sì, esatto. Diciamo che come dicevi tu, giustamente, la micorrizza prediletta di questo tartufo viene fatta con il pino spinea, che è il pino domestico, quello che vediamo tutti i giorni nei viali, tutti noi, ed è anche un eccellente simbionte con il pino snigra, che è il pino negro, e il pino di Aleppo, che mi sembra Pinus alepensis, si dovrebbe chiamare, non so se mi ricordo bene, e con il Pinus silvestris, che è Pino silvestre. Quindi diciamo che con
le specie del genere Pinus, siamo stringe delle ottime micorrizze con quasi tutte le specie di Pinus presenti nel nostro territorio nazionale, almeno con le più diffuse, anche se predilige il pino domestico. Che tra l'altro poi sono le micorrizze che fanno anche una quantità di ascocarpi maggiori, perché quando viene stretta la micorrizza con le latifoglie, per esempio con Quercus pubescens, con Quercus ilex, no scusate, con Quercus cerris, con il cerro, con la roverella, con Fagus sylvatica, col faggio, quando lo fa con le latifoglie solitamente si trova con pezzature un pochettino più grandi e la numerosità degli ascocarpi tende un pochettino a diminuire. Allora, ripeto, in micologia non ci sono regole Hai scritte. detto che col genere Quercus fa ascocarpi più grandi? Sì, un po' più grandi, per quello che so io in letteratura, anche se mi Sì, la risulta mia che. esperienza, ad esempio, è opposta. Cioè, magari lo Sì. stesso numero di, cioè comunque tanta presenza, però gli ascocarpi più grandi con la difesa. Ok, Appunto, è la mia, quindi è parziale, però sì, no, sicuramente. da noi invece è un po' il contrario, tra l'altro fa anche nelle radure dei boschi, in quei prati scoscesi ai margini o delle pinete o delle ostrede, comunque sia dei boschi misti di macchia mediterranea, carpino, quercia, che praticamente magari anni fa erano coltivati, se li riprende le ginestre, quindi iniziano a diventare ginestredi con qualche quercetta, quindi ci sta quel terreno che è stato molto mosso all'agricoltura, che negli ultimi 10-15 anni la natura se lo sta riprendendo, e lì, per un fatto proprio di terreno molto sciolto, molto soffice, secondo la mia esperienza, si trovano dei carpofori belli cicciotti, sempre diciamo la taglia che questa specie permette di avere, però delle palline del tutto rispettabili, appunto, per essere bianchetto. E inquadriamo un peletto meglio la morfologia di questo tartufo. Allora, come abbiamo già anticipato, le dimensioni Vuoi non che ti sono. metto una foto? Sì, va bene, ne possiamo mettere una che si vede sia peridio che gleba, almeno facciamo due piccioni con un fava. Tu intanto prosegui che io con le mie magiche Sì, doti. allora, l'ascocarpo, che per chi non ci ha seguito nelle scorse dirette è proprio il corpo fruttifero del fungo ipogeo che appunto genera il tartufo, e la forma è per lo più tuberiforme, ma questo come tutti quanti i tartufi, comunque sia gli appartenenti al genere tuber, è arrotondato ed è lobato ciboso, e misura da pochi centimetri, 3-4 centimetri, fino ad arrivare a un massimo di 7, 10, eccezionalmente 12 centimetri. E come dicevamo, le pezzature superiori ai 150 grammi rientrano nei ritrovamenti eccezionali. La taglia media 3, 4, 5 grammi, parliamo di una pezzatura molto piccola. Il peridio è di color biancastro e bianco cessoso sull'ocra chiaro, come si può vedere da questa immagine che ha condiviso gentilmente Davide, in alcune tonalità, se non è un po' scoriato, che si riesce a determinare con certezza quel netto contrasto che c'è tra peridio e gleba, in alcune tonalità, a un occhio un po' meno esperto, un po' meno disattento. Soprattutto potrebbe confondersi, dico, all'immagine, alla vista, con il tartufo bianco, magari che nasce sotto la quercia o sotto il tiglio, che ha questi peridi colorati un pochettino più intensamente e più importanti rispetto ai tartufi bianchi di pioppo. Però il periodo di crescita, che si interseca solo limitatamente nell'arco dell'anno, o meglio, negli anni normali si dovrebbe intersecare un mese e mezzo al massimo,
però l'odore, dovrebbero fare in modo che non si confonda. Almeno in Piemonte i calendari di raccolta, poi la natura ovviamente fa quello che vuole, però i calendari di raccolta non si accavallano, non so, dalle tue parti. Ah, e guarda, adesso non voglio fare l'ignorante, no, i calendari con me sfondi proprio una cosa, io me li ricordo molto poco, li vedo quando devo andare a Tartufi, quindi... La mattina, guardi. Sì, ogni tanto mi arriva la lettera alla regione che posticipa un'apertura, anticipano, fanno... però insomma, quelle importanti me le ricordo, insomma, del bianco, del nero pregiato, quelle dello scorzone. Del tartufo nero estivo, quelle me le ricordo bene. E su questo tartufo ci sta una peculiarità che spesso sfugge ed è una curiosità micologica simpatica. Il periodo di questo tartufo è nei giovani esemplari e in quelli immaturi pubescente. Pubescente in micologia che cosa significa? In micologia, ma in botanica, la pubescenza è una fine peluria che ricopre o i corpi fruttiferi o gli apparati radicali o le foglie o gli steli e quant'altro. E pubescenza deriva dal fatto che proprio dalla parola pubertà, proprio per il fatto di questa peluria, che insomma nella pubertà gli uomini viene la barba, quindi ricorda un po' il discorso della pubertà per il fatto, insomma, la peluria. E questa pubescenza sul periodo è dovuta ad una abbondante presenza di ife. Per chi ci ha seguito durante la diretta in cui abbiamo parlato dell'ecologia del tartufo, quindi dell'ectomicorrize, della microclena, dello strato di cellule fungine che penetra al di sotto del rizoderma, dell'apparato radicale e quant'altro, in quell'immagine che abbiamo trasmesso c'erano anche delle ife che praticamente venivano chiamate come spinule, che sono delle ife che sono per lo più, non sono ife fruttifere e sono adibite per lo più ad assorbire acqua e nutrimenti al terreno. Anche in questo caso nel peridio è ricco di queste spinule, cioè non sono proprio spinule, sono delle ife che le ricordano e sono quelle ife che permettono nella fase saprotrofa del tartufo di potersi nutrire e di poter assorbire acqua al carpoforo. In questa specie sono molto più abbondanti, poi con la maturazione vanno un pochettino diradando e quando praticamente il tartufo inizia a emanare, quindi le ascospore iniziano a maturare, è quasi del tutto scomparso. E questa era una cosa curiosa. La gleba di questo tartufo, come si può vedere all'immagine, è una gleba di un colore importante, molto scuro, e in fase quando il tartufo non è maturo, quindi in fase primordiale, quando acerbo, è bianchiccia, poi a maturità diventa ocra rosata, e fino ad arrivare a un rosso bruno, in alcuni casi proprio quando il carpoforo è al limite con la marcescenza, e uno lo taglia e può rinvenire anche le tonalità che sfumano sul viola, quindi è un colore molto molto intenso, molto importante, e a mio avviso è anche inconfondibile con quello del tartufo bianco, cioè c'è stato un contrasto molto molto più marcato tra peridio e gleba. Il colore del tuber borchi è molto più scuro nella fase di maturità, e un'altra caratteristica di questo tartufo è che le vene sterili hanno una variabilità in termini di come sono marcate, di marmorizzazione, che cambia molto da esemplare a esemplare. Si trovano dei bianchetti con delle vene sterili molto, molto sottili, e degli altri che sono anche quelli più diffusi, come questo insomma in immagine, che ce l'hanno ben grosse, ben evidenti, ben definite. Quindi anche questa è una caratteristica. Parlando di ascospore, sono di colore giallo-bruno. Per chi non ci ha seguito nelle scorse dirette, le ascospore sono le spore del tartufo che sono contenute in delle apposite cellule che si chiamano ASCI, che
tra l'altro vanno a determinare anche un'intera divisione di miceti, di funghi, gli ascomiceti, e l'episporio di questo tartufo, che come abbiamo detto nella scorsa diretta è quello che sta sopra la spora, quindi la copertura, è di tipo alveolato. Gli alveoli di queste spore sono abbastanza marcati, numerosi, e hanno una base spesso esagonale o pentagonale. Ricordano, non so se avete avuto modo di vederle nei libri o in internet, anche delle immagini fatte al microscopio elettronico, che quindi permette di vedere nitidamente il 3D, quindi un'immagine 3D e non un'immagine in due dimensioni come viene fatta nei microscopi al microscopio ottico, anche dai micofili o da chi si appassiona di fare microscopie. Basta un microscopio di un ragazzino che lo compra per vedere, insomma, a scuola al microscopio, per vedere le spore dei tartufi con un ingrandimento 100x. Comunque, andandole a vedere al microscopio elettronico, appunto, e non a quello ottico, sembra che queste alveolature vadano a comporre un fine reticolo. In micologia il reticolo è una caratteristica molto importante che hanno alcuni funghi, e in questo caso la vediamo nella spora, ma per dire, uno dei funghi più ricercati e più apprezzati, che è il porcino, ha il gambo che è finemente reticolato. Il reticolo sembra come che venga messa una rete, come se fosse una retina da pesca. Ecco, l'episporio del tuber borchi ricorda reticolo, insomma, quindi è un episporio alveolato che sembra finemente reticolato. Andando a parlare un po' più nel dettaglio delle caratteristiche organolettiche, come anticipavo in apertura, a me, proprio personalmente, è un tartufo che piace particolarmente. Da bibliografia, o comunque sia, anche sentendo gli altri appassionati di tartufi, è un tartufo che comunque sia ha un odore molto importante quando è maturo, molto marcato, che presenta anche delle pungenze che ricordano l'aglio, è molto aiaceo, è un sapore forte, che in alcuni casi può risultare stucchevole, quindi si consiglia anche nei libri, se ne consiglia di consumarlo con moderazione, anche perché tra tutti i tartufi ha una digeribilità lievemente più bassa, quindi è meno digeribile dal punto di vista, insomma, proprio della digestione nell'apparato digerente umano, risulta meno digeribile. E questo è testimoniato dal fatto che quando uno fa una mangiata di questo tartufo, spesso nel dopo pranzo ha dei rinfacci che possono assomigliare a rinfacci di chi mangia parecchio aglio, o comunque sia dei soffritti o degli intingoli molto, molto ricchi di aglio. Quindi ecco, allora, non abbiamo mai parlato del tartufo dal punto di vista alimentare. Il tartufo è un fungo che ha la digeribilità che può essere assimilata alla digeribilità della carne, quindi non è proprio un alimento facilmente digeribile. Il fatto che se ne mangi no, delle quantità non proprio elevate, adesso, per carità, adesso noi che siamo appassionati, magari può capitare che uno se ne fa una mangiata, però ecco, dopo un po' anche il tartufo nero estivo non è che uno sta a mangiare tutti i giorni quello, perché se no, come tutte quante le cose, va a finire che da un piacere diventa quasi una costrizione. Però ecco, è raro che uno mangia più di mezzetto, 60 grammi, proprio se si vuole strafogare di tartufo all'interno di un pasto. Poi ecco, magari col bianco ce lo farei un bel pranzo con un etto, però adesso, a parte gli scherzi, non ne abusate di questo tartufo, perché poi può dare qualche problema a livello di appesantimento della digestione per un fatto di scarsa digeribilità. Dal punto di vista Sì, in gastronomico, generale, il fungo, i funghi ipogei, sì, i tartufi sostanzialmente, rispetto ai funghi epigei, in Italia abbiamo 9 specie edibili di tartufo, ce ne sono molte di più, anche
anche quelle considerate meno edibili, comunque diciamo che sono più difficili da confondere rispetto ai funghi EPJ, perché solitamente le specie non edibili di tartufo non ti danno neanche a livello organolettico la voglia di mangiarli nella maggior parte dei casi, ma comunque non hanno quei livelli di tossicità che possono raggiungere. Cioè, se ti mangi una cacciola o un altro tartufo, te la cavi con un mal di pancia. No, no, hai perfettamente ragione. Allora, non ho esperienza, o non ho comunque sia informazioni, quindi io lo posso dire quasi certamente, di funghi ipogei che creano problematiche molto rilevanti in termini di intossicazioni. Quindi le sindromi peggiori le danno i funghi ipogei. Che possiamo parlare di sindrome falloidea, sindrome orellanica, norliugine goellenica, di tutte queste sindromi che però vengono date da funghi epicei. Tra l'altro vorrei fare un appello per chi ci segue, magari chi va a tartufi è anche appassionato di funghi come me, coi funghi non si scherza, se non li conoscete fateli vedere a un ispettorato micologico, a un micologo, perché purtroppo anche quest'anno si è letto nella cronaca, insomma, che ci sono state le persone che hanno perso la vita per il consumo di specie fungine che poi le hanno condotte alla morte, perché parliamo di Amanita falloides, alfa manitine, quindi di una sindrome falloidea importante a carico del fegato. E per una leggerezza, per una sciocchezza, per una passeggiata domenica in montagna, rischiare la vita è una cosa che secondo me non vale la pena, quindi attenzione, piccolo spaccato. Anche perché basta un fungo in un cestino, un fungo non buono in un cestino di funghi buoni, anche delle volte può bastare. Allora, guardate, per uccidere un essere umano sano bastano 40 grammi di Amanita falloides. 40 grammi di Amanita falloides vuol dire un pezzetto di fungo. Non stiamo parlando di quantitativi grandi, perché le alfa manitine, poi magari possiamo anche approfondire, anche se fuori tema, un'altra volta, sono delle tossine epatotossiche molto molto importanti, quindi se uno si salva comunque sia degli strascichi per tutta la vita, se non deve essere sottoposto a trapianto di fegato. Quindi, cioè, parliamo proprio di cose che non sono uno scherzo, non sono un gioco. Ripeto, i funghi non si scherza. Ringraziando la fortuna, questo problema con i tartufi non ce l'abbiamo, però anche in questo caso, piuttosto che avere una brutta intossicazione tipo gastrointestinale, che magari uno deve passare 2 o 3 giorni ricoverato con flebo, lavande gastriche e quant'altro, anche dal punto di vista del micofilo che si avvicina al mondo dei tartufi, se un tartufo non lo riconoscete o non lo conoscete, portatelo a casa, fatelo vedere a qualcuno, perché magari vi evitate di passare la nottata al bagno, oppure nel peggiore dei casi di dovervi fare una lavanda gastrica per una sindrome gastrointestinale, ecco. Comunque, in generale, se non sbaglio, comunque ci facilita molto il compito. Tutti i neri sostanzialmente sono edibili. E poi sì, abbiamo il bianchetto e il magnatum pico. Gli altri puzzano, sono duri. Quindi, cioè, puzzano, sono coriacei, sì. So che in alcune zone d'Italia mangiano i rossi, però io non lo consiglio. Non sono nelle specie edibili, quantomeno. No, no, non è nella specie edibile, però so per certo che li consumano, perché nella mia carriera di appassionato ne ho sentite un po' di tutti i colori, come immagino anche Davide, insomma. Sì. Ah, molto più spesso però ho sentito di specie edibili date ai cani, perché non riconosciute come tali. Tra l'altro abbiamo superato la metà della diretta, quindi io farei un attimo di dare un'occhiata un attimo alla chat, che sono di tante persone: Riccardo Galeotti, Antonio, Fabio Fori, Angelo Papa, ciao a tutti. Antonio
c'è qualche domanda che è arrivata. Intanto ti saluto, Alessandro Russo, Francesco Ciccarè, Giuca Giallatini, ciao a tutti. Allora, vi ricordo che già durante la diretta potete lasciare un like cliccando sul pollicione in su qua sotto se il contenuto vi sta piacendo, questo aiuterà YouTube a far circolare di più questi contenuti, e se non l'avete ancora fatto, a voi costa pochissimo, anzi è gratuito, ci mettete un secondo, cliccate su iscriviti, però a noi aiuta sempre per quella questione di far circolare i contenuti, quindi e voi riceverete le notifiche che vi può aiutare a non perdere altri video e altre dirette. Allora, Enrico Salvadori ci dice: viva il Marzuolo, almeno quello si trova. Teoricamente, per quello che stiamo vedendo, per il suo ciclo, qui sta piovendo in questo periodo, potrebbe essere che il Marzuolo possa risollevare i nostri animi affranti. Francesco Ciccarelli ci dice che anche il Carpino dà dei begli esemplari di Marzuolo. Sì. Alessandro Russo invece ci dà un... Ecco. Non li abbiamo fatti tutti. Forse è stata una dimenticanza selettiva. Ci siamo dimenticati il mese intero come non l'abbiamo fatto. Vabbè, lo possiamo fare. Io non è che l'ho saltato, però non l'ho proposto, forse per un fatto di gusto personale, però bisogna essere micologicamente corretti, quindi faremo anche quello, insomma, anche perché... Che non ce ne voglia la città di Bagnoli. Infatti, gli amici appassionati campani, insomma, anche loro ce n'hanno parecchio, giusto che se ne parla. Faremo anche quello. Infatti Alessandro Russo ci dice: ragazzi, sarebbe bello spiegare la differenza tra un cinauto e fenico. Esistono zone dove trovare singolarmente l'uno o l'altro. Abbiamo fatto una diretta, secondo me, più interessante sulla differenza tra uncinato estivo, e siamo arrivati alla conclusione che c'è il tuber estivum e l'uncinato è una sua variante. La differenza tra fenico e uncinato, secondo me, se o non hai il nautilus, hanno rubato il naso, oppure la trovi. Possiamo, nella diretta relativa al fenico, al mesentericum, spiegare bene anche le differenze di habitat e tutto il resto, però se lo trovate è veramente difficile confonderlo. Sì, allora diciamo che il fenico e l'uncinato, più che dal punto di vista macroscopico organolettico, che mi sembra ridondante andare adesso a spiegare l'abisso da Roma tra l'uno e l'altro, e anche da questo punto la macroscopia, perché nel fenico non viene conclusa bene durante la carpogenesi la fase apoteoide, quindi l'abbozzo primordiale non si chiude bene e lascia quel buchino, che poi è anche la ragione che ce l'ha il tuber excavatum, è un fatto proprio di una chiusura che quella specie non fa della fase apoteoide, quindi è come questo vasetto che si chiude e lascia quel buchino e non si chiude perfettamente. Quindi macroscopicamente si distinguono abbastanza bene. Dal punto di vista della microscopia, invece, le spore sono molto, molto simili tra di loro, e quella del tartufo Anche il nome, nerofiliare. comunque, mesentericum, deriva dal mesentere, che ha quella forma lì, un organo. Esatto, sì, vero. E dal punto di vista microscopico, le spore sono abbastanza simili. Adesso dire uguali no, però ecco, sono più simili tra mesenterico e tuber estivum piuttosto che tra mesenterico o tuber mesenterico formo. O tuber brumale, quindi diciamo che parliamo proprio di un altro episporio. Quindi ne possiamo approfondirlo senza nessun problema. Dico, tra l'altro, il mesentericum fino all'anno scorso era l'unico tartufo edibile che nelle zone che batto io non ho mai trovato. Tant'è che poi a me piace un po' smanettare in cucina, che me li facevo mandare comunque a livello di conoscenza, non li amo neanch'io, però.
volevo lavorarci un po', visto che comunque sono appassionato, me li facevo mandare dalla Campania, da questo ragazzo campano, e me li compravo da lì, me li spediva. E sono tartufi particolari. Quest'anno, per la prima volta, mi è successa una cosa stranissima, perché sono andato ad uncinato settimana scorsa, arrivo con il mio pacchettino di uncinato, entro in casa, lo lascio lì, e arriva la mia compagna e mi fa: ma questo puzza, cioè come puzza, è normale, non sono neanche stato ad annusarlo, poi l'ho sentito, era bello, cioè, bello stagno, ho detto, ma no, non puzza. Poi sono andato a fare, dovevo fare una, veniva uno chef scandinavo, adesso non lo so, poi dalla Dertona Truffle Academy doveva fare questa degustazione, e volevo fargli vedere un po' di bianchetto surgelato, anche cose fuori stagione, fargli vedere un po' tutti i vari tipi di tartufo, anche quelli fuori. E non avevo gli esenteri, a un certo punto, e mi ero portato però questo uncinato, l'ho tirato fuori, l'ho tagliato, ho visto la forma, è venuto fuori un odore, è saltato fuori un mesenterico, e tra l'altro ho un terrore, adesso dimmi se mi devo sentire in colpa per tutta la vita o no, perché Luigi mi disse un anno fa: stai attento ad addestrare i cani col mesenterico, perché è di un invasivo pazzesco. E quindi dice, non lasciarlo giù. Adesso mi confermi che non è possibile che io l'anno scorso ho lasciato giù un mesenterico e quest'anno ce l'ho raccolto. No, non è colpa mia, dimmi che sono innocente. No, no, allora, di sicuro è un tartufo che soprattutto nelle faggete, allora il tuber mesenterico è un tartufo che soprattutto nelle faggete, nelle zone in cui si raccoglie, ce n'è. Però ecco, da qui a definirlo proprio invasivo, allora quando uno definisce l'invasività di una specie, in biologia va a, praticamente a demarcare uno sbilanciamento dello stadio vegetativo di una specie all'interno di un ecosistema. E quindi una forma invasiva è una cosa che poi manda in crisi l'ecosistema. Adesso, il tuber mesentericum non mi sento di definirlo come invasivo, ecco. Cioè, sono più invasivi i porcini in Finlandia che gli buttano il diserbante per quanti ne vengono, per non farli uscire, perché... E comunque dubito di aver fatto un inoculo in un anno dimenticandomi un tartufo sotto una pianta. Sono innocente. No, il mesenterico, tra l'altro, ne ho trovati pochi anch'io nella mia carriera. Ci sono un paio di faggete nelle zone mie, tra l'altro faggete anche battute da me per altri motivi, sempre fungini, perché fanno dei bellissimi porcini, che hanno delle zone in cui fanno dei bei mesenterici anche grandi. E qualche anno ci sono andato, ne ho trovati anche di dimensioni notevoli. Però dal punto di vista gastronomico vanno bene, adesso esprimo il mio gusto personale, quindi non me ne vogliono. Piace l'angolo del massaio, dovremmo inserirlo. No, dico, a me piace più cotto, perché perde quella spiccata sentore di inchiostro, comunque sia fenologico o fenico, e resta quella gradevolezza che ha il tartufo nero cotto. Quindi, se potessi suggerire un utilizzo all'interno di una lasagna bianca, all'interno comunque sia di un sugo, di un preparato che deve comunque sia cuocere, per me è sicuramente più indicato. Sì, anch'io lo uso così, oppure in quantità molto ridotte, quando mi serve invece proprio quello schiaffo lì, però uno schiaffo in faccia, mangiarlo crudo, cioè, nel senso, si fa sentire. Poi c'è chi piace, cioè, nel senso, sono pareri personali, credo che anche quello di Sergio, sono pareri personali, però sì. È un gusto molto, molto particolare. Vabbè, dai, guarda, tanto adesso non spoileriamo la... Va bene, va bene, giusto. Diretta sul fenico, come dicono i giovani. Abbiamo dato anche del vino. Ok. Allora, Giacomo Carpignano, sera a tutti, finalmente riesco ad attivare la mia chat. Eccoci qua, a proposito di boomer. Sei in buona compagnia, anch'io ci ho messo un po' a capire tutti i vari funzionamenti, però dai, ce l'abbiamo fatta. Vediamo un po' ancora la chat. No. Bene, allora siamo quasi verso la fine, quindi io vi invito
Se avete altre domande da fare, di farcele subito, e anche se avete voglia di proporre qualche nuovo argomento per le prossime dirette, potete farlo qua, oppure nel momento in cui si chiude la diretta, vi dico per quelli che vedono poi in differita, non ci sarà più attiva la chat, la potete leggere e scorrere come documento, ma si attivano i commenti qua sotto dal momento in cui chiudiamo la diretta. Quindi se scrivete nei commenti io comunque li leggo, se c'è qualcosa di interessante lo giro a Sergio. Quindi questo potrebbe essere un luogo in cui iniziare a proporre nuovi argomenti. A me piacerebbe andare a riprendere, perché poi parlando con la chat vengono fuori le cose interessanti. Piacerebbe riprendere la questione della Luna, che immagino che Sergio abbia poco da dire rispetto alla Luna, però magari troviamo qualcuno da affiancare, che invece Allora, ha le sue teorie. io sono affascinato alle credenze popolari, anche, non so, adesso non vorrei andare troppo fuori tema, i liutai che dicono che se raccolgono le piante per fare i violini in determinate stagioni dell'anno, il violino viene che suona in un modo diverso. Adesso io sono molto attratto e mi fa piacere pensare che sia vero, però purtroppo dal punto di vista scientifico non abbiamo evidenza, quindi se vogliamo raccontarcelo dal punto di vista, insomma, di fare quattro chiacchiere, va bene, però mi devo togliere il cappello da micologo. No, 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 beh, tu sei il nostro, il CICAP della micologia, devi Perché dire. sì, no, Davvero. perché poi tra l'altro anche io nel corso degli anni ho notato, vedendo le lune, vedendo le cose, comunque sia sul grande numero, ci stanno di sicuro dei periodi che ho notato che secondo me è meglio, però poi viene sempre smentita la cosa dall'eccezione, e poi quello che non ha valenza scientifica non può essere utilizzato come divulgazione scientifica, quindi va relegato alla credenza popolare, che per carità. Sì, ma nel senso si può anche parlare di credenze popolari, Sì, per dicendo carità, che ripeto, sono, io sono contento, mi fa piacere. curiosità e fatti di costume. Alla Benissimo. fine il tartufo è bello anche per quello. Sì, sono Allora, d'accordo. intanto Francesco Ciccare ci dice: provate a fare una salsa con 60% di pratajoli, 25% di bianchetto, 15% di mese enterico. Ecco, scatta subito l'angolo della ricetta. Ottimo, grazie Questa me Francesco. la salvo, questa me la salvo perché. La metto in evidenza così almeno poi la troviamo facile, riguardando il video al minuto 47 e 55 secondi. Valerio Bisesto ci dice: a proposito di Luna, domani mattina andate a Tartufi. Guarda, Valerio, io sono più del partito di Sergio, ma con un'annata come questa mi fido anche di te. Domani esco stanotte, visto che c'è la luna in Piemonte, si può. Adesso ho finito qua, mi metto gli scarponi e parto, perché quello che c'è da raccogliere si raccoglie. Aspetta. Manuele Orecchia ci dice: io sono di Genova, zona sfigatissima per andare a Tartufi, devo fare tanta strada. L'unico che si trova è il bianchetto. L'anno scorso l'ultimo l'ho trovato il 6 di giugno. Emanuele, l'evidenza micologica è interessante. Spero che tu non l'abbia raccolto, perché teoricamente il bianchetto a giugno è chiuso. Quindi, infatti, se l'hai trovato sbattendoci sopra, poi non lo, mentre andavi a estivo, può succedere, però non si raccolgono, nel caso lo ricordiamo. Nicola Dall'Aglio: ciao a tutti, quanto i tartufi patiscono le concimazioni o l'inquinamento? Molto Sono indicatori noi, biologici i tartufi. sì, sono molto molto sensibili, anche perché sono molto sensibili ai cambiamenti di pH, quindi
andare a far morire una tartufaglia basta una concimata, eh. C'è una concimata con concime ad alto tenore acido che uno gli dà una bella mazzata. Quindi non servono prodotti chimici. Adesso, senza voler andare a parlare di faide tra tartufai, quello che butta il gasolio sul pianello perché gli fregano i tartufi o cose barbare di questo genere, però sì, sono molto suscettibili all'inquinamento e alle concimazioni. Poi ripeterò sempre all'infinito: la micologia non è una, non ha diktat, non ha assoluti. Ci sono sempre le eccezioni che confermano la regola, però. Sì, infatti comunque anche la cacca di mucca è un prodotto chimico. Esatto, sì, esatto. Anche Quindi gli esseri umani sono... tutto No, quello in che questo dette. periodo dove non guardo più Facebook perché mi sanguinano gli occhi, colgo l'occasione per dire... No, Sbattetevi i problemi con la chimica. Vabbè, vabbè. dicevo che Vi consiglio il canale di comunque. Dario Bressanini, il nostro il chimico di quartiere, che è un divulgatore scientifico fantastico e secondo me ci sarebbe bisogno di una bella... Non so se mi hai visto Arancia Meccanica, quando lo mettono al cinema con gli occhi... Esatto, così a guardare la divulgazione. Allora, domani mattina andate... da noi hanno fatto morire due tartufaie con l'urea. Giacomo Carpignano, so che è una domanda stupida, ma ci provo. Vi sono tartufaie di bianchetto dove poter portare il cane ad allenarsi? Logicamente il trovato lo darei al proprietario. Giacomo, almeno non so di dove sei tu, ma io sono cose che con l'Academy faccio, l'aiuto sulla transizione al naturale, quindi ci sono delle tartufaie naturali anche di bianchetto nel periodo giusto. Dove puoi venire, io organizzo delle uscite con me, i miei tutor, e se voglia contattami in privato, non so di dove sei, se siamo troppo lontani, però ho qualche contatto anche in altre parti d'Italia, quindi se voglia riscrivermi poi in privato, magari su Messenger, vediamo se sei vicino, possiamo metterci d'accordo, se no magari ti do il contatto di qualcuno. Paolo Grifoni, ciao nel Lazio, da fine gennaio veramente si può cavare bianchetto? Intendo, si riesce a trovarlo? Simone Sissi, buonasera a tutti, oggi esame abilitazione conseguito, sono uno di voi, anche se dal dire al fare c'è di mezzo il mare. Complimenti Simone. Complimenti, Allora, Simone. cosa gli diciamo a Paolo Grifoni? Io ti dico, nelle mie zone, io ho la mia esperienza, Sergio è il nostro faro della scienza nella notte. Ti dico, a gennaio bianchetto, nelle poste dove io poi vado a bianchetto, non l'ho mai cavato, a gennaio già. Probabilmente ce n'è, probabilmente io le batto meno perché a gennaio sono ancora in cerca d'altro. Diciamo che il bianchetto per me è un po' quella cosa che mi aiuta a arrivare a giugno senza andare in crisi d'astinenza e quindi posso tirare fino ad aprile uscendo con i cani, quindi probabilmente non lo so, non l'ho mai trovato io a gennaio, però anche è anche vero che non mi ci sono mai dedicato così tanto alla cerca perché sono ancora aperte altre tipologie di tartufo che vabbè. Cosa dici tu? Bianchetto E a gennaio. che cosa dico? Che anche nel Lazio, per quanto insomma le temperature siano più miti in alcuni casi, è una regione d'Italia più precoce su certe specie fungine, mi sembra un po' presto. È chiaro, di sicuro ci stanno tartufaie più precoci di altre. Sì, è possibile, ma non direi che state nel pieno insomma della fruttificazione. Qualcosa se ne può trovare, i primissimi, insomma. Diciamo che da bibliografia in Quindi Italia matura da dicembre a fine marzo, però fine marzo, aprile. Quindi in linea di principio sì, se ti dovessi dire anche io sulla mia esperienza, gennaio, no, dicembre e gennaio non sono mesi particolarmente buoni o produttivi. È tra come dire l'altro stamattina, trovare. Sì, scusa, no, ah, dico tra l'altro stamattina.
è come dire troviamo, eravamo un po' sfalsati, scusa. No, per fare un esempio, è come dire posso trovare i porcini ad aprile? La risposta è sì, però ecco, non capita spesso e di sicuro non è una cosa, non è una cosa che ti direi che è la norma, insomma, fare i porcini ad aprile. Ecco, stessa cosa, insomma, per il bianchetto. No, volevo dire fatto di costume, anche perché poi almeno qui da me l'inverno, quello vero, è gennaio e febbraio. Ho dei noccioli, non tanti, proprio vicino nel mio cortile. E stamattina, adesso io non sono, ho dei noccioli perché quando ho preso casa qua c'erano già, non è che coltivo nocciole, sono l'esperto. Però ho visto una cosa che mi ha lasciato un po' basito. Stanno perdendo le foglie, quindi hanno quasi perso le foglie, ma stanno gemmando. E questo mi verrebbe da dire che non è bene, però No. perché poi arriverà il freddo e quelle gemme probabilmente non andranno a buon fine, però sta buttando fuori come fosse primavera gemme, e nel frattempo non ha ancora finito di perdere le foglie dell'anno scorso. Questo mi fa capire che anche i calendari vanno un po' rivisti in annate così, non credo che la situazione stia andando verso il raddrizzarsi, ma anzi. No, no, di sicuro non lascia ben sperare questa cosa dal punto di vista, insomma, della divisione delle stagioni. Comunque sia, siamo a novembre, il 17 novembre in Piemonte dovrebbero esserci altre temperature, immagino, ecco. Però, insomma, siamo fiduciosi, speriamo che con queste piogge almeno il prossimo anno potremo fare delle buone raccolte. Diciamo che vanno tra il bianchetto e iniziano a nutrire l'estivo. Per l'estivo ce n'abbiamo ancora, a mio Sì, avviso. beh, io lasciami sperare, dai, un po' di buon umore, su, starmi con la Sì, mille però via. allora dopo un'estate come questa, ne parlavo con un escavatorista, mi pare sabato o domenica scorsa, vicino a casa mia, ho un signore che fa l'escavatorista e io da buon curioso, gli ho detto: senti, ma quanto è andata giù l'acqua? E lui mi disse: guarda, fino a 20 giorni fa, se andavi giù con la penna oltre 40 centimetri era secco che alzava la polvere. Per farvi capire, insomma, a novembre io ho un fuoristrada, non ho montato le gomme con i tacchetti. Penso il primo anno, insomma, che quindi la siccità di quest'anno. In Abruzzo stai dicendo, quindi, non a Roma, immagino. No, no, nelle Marche, nelle Marche. Nelle Io Marche, non in Abruzzo. sono marchigiano, sì. Siamo, no, vabbè, mica Ma lo però. so, perché poi più siamo vicini, peggio è. No, io sono innamorato dell'Abruzzo, è una secondo me l'Appennino più bello e selvaggio che abbiamo. Poi sono di parte, io sono innamorato dei miei boschi, delle mie zone, Sibillini o comunque sia Catena del San Vicino, Catena del Gem, sono tutti posti per me incantati. Però ecco, se ti Andrea dovessi. Dal Corso ci dice: io nella mia tortofaglia uso solo acqua piovana. Valerio Bisesto sì, ci ripeteva le simbionti del bianchetto: marittimo, pino nero, pino domestico, pino lario. C'era un'altra domanda, io almeno io non ho competenza, me la sono persa prima, l'avevo lasciata da parte, me la sono dimenticata, sulla tartuficultura. Era molto generica e magari. Almeno io non mi ci addentro, non so se Sergio vuole, però chiedeva, dice che appena, adesso non mi scusami che non trovo più, non la trovo ma me la ricordo, aveva appena impiantato una tartufaia di micorizzata bianchetto e chiedeva delle lavorazioni del terreno, io non mi collego. Guarda, no, non sono un esperto di tartuficoltura che da ormai qualche anno è una scienza, quindi non sono esperto, non ho fatto corsi di specializzazione che tra l'altro potrei anche fare perché mi interessa. Comunque in programma anche impiantare una tartufaia negli anni che verranno, quindi di sicuro mi potrebbe interessare.
però non me la sento di darti un suggerimento proprio perché in questa materia non sono competente come un professionista, quindi ti dico, ti suggerisco di rivolgerti a un addetto del mestiere, perché se no si rischia di fare danni, insomma, con i suggerimenti da bar, ecco. Tra l'altro sono stato appena contattato da un personaggio abbastanza conosciuto che si occupa di tartuficoltura, quindi non escludo che a breve si possa fare qualche contenuto proprio sull'argomento. Adesso non vi dico ancora chi è perché non abbiamo preso accordi, però potrebbe essere che a breve prendiamo anche quella parte lì che per ora abbiamo un po' tralasciato. Continuiamo ad Interessantissimo. aggiungere pezzettini. Abbiamo cambiato il nome da Truffle for Dummies a Truffle Academy, adesso ci tocca anche produrre contenuti Accademici. un pochino più impegnativi. Grazie Valerio. Rendono più i pini isolati o meglio le grandi vignette? Allora, Simone, quello che ti dico io è che se... perché poi... Io ho dei boschi di querce che fanno bianchetto e oggettivamente dove c'è la pineta che è andata, poi non vuol dire che se c'è una pineta c'è il bianchetto, sono sempre dei funghi, se non arriva il fungo non ci cresce. Però se arriva il fungo e c'è la pineta è più facile che viaggi di pianta in pianta e il micelio si allarghi. Quindi è possibile sia trovare il bianchetto in pini isolati, però sempre in pini isolati, cioè non in pineta. In pineta è più facile che tu possa fare più ritrovamenti perché è più facile che il micelio viaggi. Che dici, Sergio? Sì, che il bianchetto, a differenza di altre specie di tartufo, soffre molto meno rispetto ai tartufi neri in genere, comunque sia la chiusura del bosco, quindi anche all'interno della pineta, dove il sole riesce a penetrare un pochettino meno rispetto nelle zone di radura, si trovano bianchetti anche copiosamente. E quello che purtroppo non accade, per dire, per il tartufo nero di Norcia, in cui quando la tartufaia inizia a riempirsi di altre piante, di piante magari non micorizzate a fianco, e il bosco si inizia a chiudere troppo, la mancata insolazione, quindi il mancato shock termico del sole che va a impattare proprio sul pianello, sul terreno, e che dà quell'apporto termico, fa sì che lentamente poi la tartufaia vada a morire o a disperdersi negli angoli, nelle radure del bosco più marginali. In questo caso non accade. Va bene, Sergio, io ti lascerei andare a mangiare. Sì, già ho un po' fame questa sera. Questa sera siamo andati anche un pochino lunghi, non troppo, ma un pochino sì. Quindi io ti ringrazio, ti saluto, ciao Sergio. Ciao Davide, buonasera a tutti, grazie per averci seguito. E saluto anch'io tutti voi che siete stati qui con noi fino a quest'ora. Vi ricordo che potete sempre lasciare un like se non l'avete ancora fatto, iscrivervi al canale per ricevere le notifiche dei nostri prossimi video. Intanto, buonanotte a tutti con le dirette. Ci vediamo lunedì prossimo alle 20:30 con Luigi Di Bacco e mercoledì prossimo alle 8:30 ancora con Sergio. Vi faremo sapere poi sui nostri vari social l'argomento. Ciao a tutti e buonanotte. Ciao Sergio. Buonanotte, ciao ciao. Ciao.